milioni d'Italia, i quali così, insieme alla calma, hanno perduto anche la partita. Al quindicesimo Hitchens portava in vantaggio l'Inter scaraventando in rete una palla non trattenuta da Anzolin su precedente bolide del classico Suarez. Charles quattro minuti dopo pareggiava con un saettante tiro di punizione. Al 45esimo minuto l'incidente che metteva KO il Big John, sul quale si era avventato Zaglio. L'interista vinceva il tackle e si raggomitolava istintivamente prevedendo l'urto. Charles lanciato in piena velocità costava contro la spalla di Zaglio. La ripresa dopo che Charles aveva ripreso il suo posto si apriva con una punizione battuta da Mora. Minuti più tardi uno sgambetto di Gardena accorso era punito con il calcio di rigore che Suarez realizzava. Al 23esimo il secondo pareggio juventino nasceva da un Bailam in area interista, testa di Nicolè che batteva facilmente Buffon. Poi arrivava la beneficiata di Bettini che al 29esimo soffiava il pallone al troppo distratto Mazzia e batteva con un raso terra imparabile Anzolin. E ancora al 44esimo minuto, con una brillante azione personale, facilitata dalla sonnolenza di Vercellino, segnava il quarto gol. Finiva così una partita mediocre rovinata dall'eccessivo nervosismo dei juventini, in specie di Sivori, reso furioso da alcuni discutibili atteggiamenti di